Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo sempre sulla carriera con il Manchester su FIFA 17 come ogni mercoledì alle 14. Allora, qui abbiamo che la partita ci è stata spostata 3 giorni prima contro Southampton e va bene. E qui ragazzi abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Schneiderlin, andiamo a vederla insieme. 24 milioni e mezzo dall'Atletico Madrid. Io ragazzi, siccome non ho bisogno sinceramente di vendere nessuno, se lo vogliono lo devono pagare caro, se no mi tengo la valosa così come sta, che è già molto forte. Quindi 45 milioni di euro, se no Nisba. Eccoci giunti alla prima partita della Premier League contro il Bournemouth, che dovrebbe essere una neopromossa se non ricordo male. Ragazzi, questa formazione con Depay, Ibra e Martial, Rooney, Verratti, Pogba, Rojo, Smalling, Diego Silva, Darmian e De Gea. Ok ragazzi, Jordi Alba è disponibile però non l'ho voluto rischiare, Mkhitaryan ancora il cerotto. Andiamo subito nel match. Eccoci qui ragazzi, la prima partita della stagione ha inizio. Attenzione qua, cross dentro, colpo di testa Smalling! E Boruk, prima parata del match. Vicinissimo al vantaggio, granate colpo di testa di Smalling, guardate Boruk, reattività al massimo. Attenzione qui, cross dentro a liberare Wayne Rooney! Ancora Boruk para. So come cazzo sto parlando. Attenzione Marco Verratti che ha rubato un pallone velenosissimo. Allora Verratti dentro, Depay ancora. Può arrivare al tiro Depay, ma mi sa che c'era proprio Ibra davanti. Sono a Memphis Depay, che prova ad andarsene. Vabbè, però mi ha ostacolato. Porca la troia puttana, eh. Vada in avanti verso Martial ancora. E allora pallone. Ma perché a lui? Attenzione qua, Pogba che ha recuperato benissimo palla. Pogba. Se ne va, Pogba. Cross dentro verso Ibra. È fuori di un non nulla. Vicinissimi al vantaggio. Finisce qui ragazzi un primo tempo che abbiamo giocato meglio noi, ma a poche occasioni, perché Bournemouth sta giocando tutto dietro la linea della palla. Non sto trovando spazi. Per ora la partita bloccata. Vediamo come va il secondo tempo. Ibra allora. Ibra. Per Marco Verratti. Marco Verratti, il tiro di Verratti, la parata e non ci arriva. Non ci arriva, non so chi, per un soffio, per fare il tap-in vincente. Pogba, si fa soffiare via, palla, è solo De Gea, miracolo. De Gea, miracolo. Verratti, ha visto lo scatto di Wayne Rooney. Dentro ancora, Depay, anticipato. Ancora Depay, la palla è lì, Pogba, e non ce la fa di un soffio a segnare. Vicinissimi al gol dell'1-0, ancora Boruk. Ancora Gradel, molto bravo, finte su finte. Ancora il tiro, è De Gea. Bournemouth pericolosissimo ragazzi. Sono Bournemouth, ancora il tiro fuori. Bournemouth vicinissimo al vantaggio, stanno attaccando. Qua hanno sbagliato l'intervento. Allora Ibra, dentro, Martial. Martial ancora, Martial. Il tiro di Martial, la parata di Boruk ancora. Boruk, come cazzo si chiama lui. Guardate qua Martial, grande velocità. E guardate che tiro. Boruz ci è arrivato. Attenzione al Bournemouth, fuori di pochissimo. Vediamo se riesco a tenere palla. Sì, ce la faccio. E allora Pogba. Pogba, il tiro rimpallato. Vardy, palla che rimane lì. Non capisco più un cazzo. Ok, niente, pallone loro. E su questa azione finisce la partita. Ragazzi, un 0-0 deludentissimo. Prima partita veramente brutta. Andiamo a vedere le statistiche del match. Ecco qui, 9 tiri da parte nostra e 6 tiri da parte del Bournemouth, che vi ripeto ha giocato in realtà molto chiuso e poi provava solo le ripartenze. 0-0 deludente, comunque andiamo avanti. Ragazzi, hanno accettato 45 milioni di euro per Schneiderlin dell'Atletico Madrid, mi aspettavo di no. Comunque mi fa piacere perché sono 45 milioni di euro che entrerebbero nelle nostre casse. Giocatore venduto, allora ragazzi abbiamo venduto Schneiderlin per 45 milioni di euro. Credo sia giunto l'ora di lasciare questo club, voglio esserci tutto in questa sessione del mercato, la prego di darsi da fare affinché questo avvenga. Ragazzi, De Gea vuole essere venduto, questo è un bel problema. Ragazzi, abbiamo 65 milioni di euro, io penso di voler provare a prendere Marek Hamšík nel Manchester, per tenerlo ragazzi di riserva, visto che comunque non abbiamo più Schneiderlin. Mi dicono di offrire una cifra compresa tra 38 milioni e 45, quindi io direi di offrire
anzi, facciamo così, di offrire 35 milioni di euro, vediamo se riusciamo a prenderlo. Avanziamo questa prima offerta. Eccoci giunti nelle formazioni della seconda partita, quella contro il Southampton che giochiamo in casa dopo il deludente 0-0 della prima partita. Ragazzi, la formazione è la stessa, ho soltanto messo Jordi Alba al posto di Rocco. Penso di non vendere De Gea, anche se mi ha fatto la richiesta di essere ceduto, lo terrò in porta. Comunque, ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui, ragazzi, debutto in casa sotto la pioggia contro il Southampton. Vediamo come va questa prima panchina di Pinco Palino in casa. Ragazzi, calcio di punizione dopo un erroraccio di Martial, che praticamente ha regalato questa punizione finta. Parte il tiro sulla barriera ancora, però il Southampton, ancora il tiro, il palo! Rimane lì la palla, ancora palo, e De Gea, ragazzi, mamma mia. Subito il Southampton, pericolosissimo. Angolo per il Southampton, ragazzi, sta attaccando il Southampton. Ancora pallone messo dentro, palla che rimane lì, gol, 1-0, ragazzi. Nulla da fare. Siamo anche sotto addirittura, dopo un primo pareggio deludente con Bournemouth. Guardate qui, 1-0, dobbiamo recuperare. Ancora bello il pallone. Dentro, Ibra, Ibra, può provare il tiro, c'è il piazzato, il gol, c'è il gol dell'uno pari. Il re Zlatan Ibrahimovic, pareggiamo. Non ho neanche voglia di farlo esultare. Dai, cazzo così, ragazzi, fanculo, guardate che azione, colpo di tacco di Verratti, Ibra, e grande piattone, uno pari, palla al centro. Rivediamo la prodezza, la magia di Zlatan, uno pari. Ce n'è al Southampton, Verratti spazza male quel tiro dall'altra parte, ha visto Memphis Depay, proviamo a cambiare gioco, Memphis Depay che filtra, cross dentro, Rooney, pallone per Rooney, il tiro è stato deviato dal difensore, non riusciamo a segnare. Ancora per Pogba, 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 il tiro è una ciofeca, ragazzi, può fare di meglio Pogba. Dentro, ha visto lo scatto, Memphis Depay, è regolare Memphis Depay, e non ci credo, ha sbagliato, poi arriva Martial ancora. Parata, porca puttana. Depay si è divorato il gol del 2-1. Qua, bravissimo Darmian. E allora ancora Wayne Rooney, ma finisce il primo tempo, ragazzi. Dopo una partenza da incubo abbiamo pareggiato e abbiamo attaccato, e Depay si è divorato nel finale il 2-1. Andiamo a vedere se nel secondo tempo riesco a portare la partita a mio favore. Sono la ripartenza del Southampton che è in contropiede. Saltato Darmian. Ancora il Southampton al tiro, De Gea. Ancora il Southampton. Bella azione, il tiro, c'è il gol del 2-1. Ragazzi, fanno poche azioni ma segnano. Nulla da fare. Non riesco a fermarli, ragazzi. Hanno una proprietà di palleggio, di rimpallo mostruosa. Guardate qui. 2-1, siamo sotto. Per Pogba, dentro Martial. Martial, il tiro di Martial, c'è il pareggio. Ci riportiamo sul 2 pari. Dopo pochi minuti abbiamo pareggiato con Martial. Dai, cazzo. Pochissimi minuti dopo il vantaggio di nuovo del Southampton, abbiamo pareggiato. Guardate qui, Pogba dentro, e guardate che tiro Martial, imprendibile. Euro gol. Lasciate subito un like per questo grandissimo gol di Martial. Due pari, palla al centro, proviamo a portarcela a casa. Attenzione al Southampton ora. No! Ragazzi, mamma mia, l'avevo vista dentro. Attenzione Martial, ha visto, Pogba è solo, viene anticipato, Rooney, il tiro, la deviazione. E ragazzi, finisce la partita, due pari, quindi due pareggi consecutivi, un inizio sicuramente non dei migliori da parte nostra. È vero che ho fatto diversi acquisti nuovi, quindi magari la squadra si deve ancora amalgamare. Queste le statistiche, 3 tiri dice da parte nostra e 8 del Southampton, ragazzi, non so, a me mi è sembrato così. Abbiamo deciso di lasciare che sia lei a decidere sul futuro di Davide Gea, la dirigente accetterà qualsiasi scelta lei riterrà opportuno prendere per il bene della squadra. Quindi ragazzi, De Gea, come sapete, vuole andare via. Ma io non lo lascerò partire, ho deciso di tenermelo perché è un buonissimo portiere. Attenzione ragazzi, allora, abbiamo esaminato la sua offerta, non possiamo accettare la presa con il giocatore, è troppo prezioso per noi. Quindi Mare Kamsic non verrà al Manchester United, devo cercare un altro centrocampista. Questo ragazzi è il tabellone, la classifica dopo 2 giornate, come vedete noi siamo 14esimi a 2 punti, mentre lo Swansea, il West Bromwich, Manchester, no, Swansea e West Bromwich sta a 6 punti, e il Manchester City, Chelsea, Watford a 4, poi gli altri ragazzi seguono. L'Arsenal vedete a 3, il Tottenham a 3, l'Everton a 3,
il Liverpool a 3, quindi ragazzi, la classifica è corta ancora. Non c'è da preoccuparsi, però mi aspettavo un inizio migliore. Come sempre vi invito a lasciare un like, commentate, condividete se la serie vi sta piacendo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo inizio, che modifiche potrei fare. Qui sotto ragazzi, come sempre, trovate tutti i miei social network. Qui da Angelonero83 è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 per il proseguo della carriera, e ciao gamers!